le immagini della pista nella panoramica dei nostri cameraman, ai quali davvero va tutta la nostra solidarietà, perché da questa mattina presto sono fuori al freddo a gelarsi per mandare in onda le bellissime immagini che abbiamo visto fino adesso. Manche davvero davvero stupende, quelle della MX2 e poi quelle della MX1. Adesso assisteremo a gara 2 della 125 e abbiamo un nuovo ospite che è con noi oggi, Fabio Larceri, benvenuto e buongiorno. Buongiorno a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, noi ormai è diventata tradizione, anche se siamo solo alla terza gara e ultima di quest'anno in questa conformazione di immagini e commento, ma ci piace invitare sempre un personaggio della federazione, qualcuno che possa dare un contributo tecnico alla nostra telecronaca per parlare soprattutto dei giovani, per parlare soprattutto dei piloti della 125 e di quel vivaio che ci dà speranze per un futuro più azzurro nel motocross poi mondiale. Sì, io vi ringrazio perché è un'occasione dove riusciamo perlomeno a spiegare tante cose che tante volte si fanno e non si vedono. E poi magari qualcuno pensa anche che non stiamo facendo nulla, mentre invece il lavoro prosegue, è cominciato già da diversi anni, prosegue sempre con maggior vigore e con maggior impegno, ma tra le altre cose sono contento di poter dimostrare, ma lo vedete dalle immagini, che i primi risultati stanno cominciando ad arrivare. I ragazzi che abbiamo cominciato a seguire 7-8 anni fa e che avevano 8, 9, 10 anni stanno cominciando ad affacciarsi alla ribalta internazionale, vedi Vario Bernardini, Vario Cervellini, Paolo Disco. Direi che il risultato sta cominciando a concretizzarsi. Diamo tempo a questi ragazzi per crescere, certamente. Anche perché sono ragazzi giovanissimi, sono ragazzi che si sono formati con il minicross dove anche qua l'impegno della federazione è assolutamente importantissimo e di primo piano, e i frutti poi appunto li vediamo un po' più avanti. Ha detto cose importantissime, presidente, il fatto che io dico presidente perché dire vicepresidente proprio non ci riesco, ma anche perché sono presidente del settore tecnico, ecco, quindi... E infatti poi proprio al settore tecnico arriveremo dopo per veramente capire tecnicamente bene che cosa si fa per questi ragazzi, perché come diceva molto spesso non si sanno alcune cose ed è importante portare il messaggio, portare a tutti quanti i frutti, non solo i frutti del lavoro che sono un po' più visibili, ma proprio tutto il lavoro che c'è alle spalle di questi ragazzi. In 125 ci sono diversi piloti che sono seguiti da vicino da voi, nello specifico qui abbiamo Paolo Lugana che ha fatto una bellissima prima manche e che sta facendo degli internazionali molto molto interessanti. Abbiamo visto Joachim Furmetta in MX2 che purtroppo non è in un momento particolarmente felice di forma fisica, e poi vedremo anche gli altri piloti supportati, ma ne abbiamo due nel team De Carli Junior e due nella TM Factory. Quanto è importante per dei ragazzi così giovani avere il supporto proprio tecnico di persone al proprio servizio e anche poi un supporto economico per le squadre che li fanno correre? Ma direi che è un'occasione, è un'opportunità, questo sicuramente sì. Teniamo presente però che l'impegno che noi mettiamo in campo non è solo legato a questi ragazzi che sono dei privilegiati, tra virgolette. Ma questa è la punta dell'iceberg. Esattamente, esattamente. Noi cominciamo a lavorare, già, e come dico, abbiamo già cominciato da anni a lavorare, li prendiamo proprio dalle 65 facendo tutto un lavoro di scouting, come si dice al giorno d'oggi. Li mettiamo assieme, li facciamo lavorare assieme, li insegniamo, perché a quell'età è chiaro che bisogna fare un lavoro di insegnamento tecnico dei fondamentali, di quello che è il modo di usare il mezzo, di affrontare la gara, naturalmente pensando sempre che sono ragazzi che hanno 8, 9, 10 anni, quindi non vanno assolutamente pressati. Vanno messi nella condizione di divertirsi, prima di tutto.
E poi passiamo nelle cilindrate superiori per quelli che continuano, proseguono, lavorando sull'85, fino ad arrivare alla 125. Ecco, la 125 diciamo che è un po' il salto di qualità, dove chi ha delle caratteristiche particolari, che sono delle predisposizioni, e ha lavorato come diciamo noi, insomma, o ci ha seguito e ha fatto il percorso che noi abbiamo previsto che dovesse fare, evidentemente questa cilindrata mette in evidenza queste caratteristiche, e noi cerchiamo di aiutare principalmente quelle figure, quei ragazzi che hanno sì queste potenzialità, ma magari non hanno tante possibilità, ecco, diciamo così, ma, e per possibilità non intendo solo quelle economiche, perché nel nostro mondo bisogna anche avere chi ti supporta anche a livello di motocicletta, a livello di assistenza, a livello di logistica, eccetera, eccetera. Per cui, al di là degli aspetti, come dire, pubblicitari d'immagine della federazione, che deve peraltro mantenere per esigenze note a tutti, è chiaro che l'aiutare questi ragazzi, mettere a disposizione questa opportunità, ci permette a di aiutare questi ragazzi che non hanno queste possibilità, tante possibilità, b di far crescere e di stimolare anche quelli che non l'hanno avuto questa possibilità, ma instillandogli la possibilità nella testa, la possibilità che lavorando bene, continuando a svilupparsi, ad impegnarsi e a crescere, potrebbero arrivare ad avere un posto in questi team che li traghettano poi verso i campionati internazionali delle cilindrate superiori. E certo, e questa è una cosa, un aspetto fondamentale. Tanto abbiamo visto i piloti andare a schierarsi sul cancelletto di partenza con Mikkel Harup, attestato del primo tempo, seguito da Paolo Lugana, Yuri Quarti, Roman van den Mosdijk, poi Stefan Rubini, tabella rossa, Emilio Scuteri al sesto posto, il giovane pilota calabrese, poi Raffaele Giuzio, Andrea Vendruscolo e poi Christopher Mills, Mattia Guadagnini a chiudere la top 10. È tutto pronto sullo schieramento di partenza, mancano davvero i pochi ultimi dettagli, si sta per alzare il cartello dei 15 secondi, è passata dietro la bandiera verde. Tutto a posto, 15 secondi al via per la partenza dell'ultima manche della 125 degli Internazionali d'Italia City Series 2016. Manca nulla, 5 secondi al via, cancelletto che sta per abbassarsi, partiti e ci siamo, l'ultima manche è partita, buona partenza per Scuteri, ma davanti a tutti sembra Mattia Guadagnini, partito davanti a tutti col numero 101, probabilmente Hurley All Shot per lui, e Mikkel Harup, mamma mia, si è quasi steso il piccolo danese, mentre in quarta posizione, ottima la partenza di Emilio Scuteri, mamma mia Harup, che cosa non sta facendo in questo primo giro? Mamma, quanti jolly! Il mazzo ne ha 4 di solito, ma questo ne ha tirati fuori 5-6 in un solo passaggio. Pazzeschi i rischi presi, mentre Mattia Guadagnini là davanti ha fatto una partenza ottima e sta andando via. Harup insiste nella sua azione, scatenato, ormai il titolo è andato nelle mani di Stefan Rubini, ma il piccolo danese della Husqvarna Rockstar Racing non molla e continua, dopo le eccellenti prove della Sardegna e della Calabria, a fare cose egregie. In seconda posizione in questo momento, alle spalle di Harup, ha perso una posizione probabilmente Emilio Scuteri, che in questo momento è quinto. Ho intravisto una moto che sembrava avere la livrea di quella di Roman van den Mosdijk del team DP19. Anche David Philippers sta facendo molto per i giovani. Ricordiamo che oltre alle grandi cose che fa la federazione, abbiamo piloti come Tony Cairoli, come David Philippers, che si stanno impegnando in prima persona per dare un futuro il più roseo possibile a questo sport. È un lavoro davvero molto importante, fondamentale poi per poter vedere delle gare belle con dei piloti italiani nelle posizioni di vertice. Ha perso ancora qualche posizione Emilio Scuteri, invece Roman van den Mosdijk l'abbiamo visto passare in terza posizione.
E andiamo a verificare il primo passaggio sulla linea del traguardo con Mattia Guadagnini primo, Mikkel Harup, Rohan van de Mosdijk in terza posizione, Arvid Lüning, Juri quarti, Emilio Scuteri sesto, Stephen Rubini la tabella rossa al settimo posto, Christopher Mills ottavo, Raffaele Giuzio nono e chiude la top ten Mario Tamai. Due parole, presidente, su questi ragazzi. Ma diciamo che questi ragazzi sono prima di tutto all'inizio di campionato fanno delle manifestazioni internazionali d'Italia, non sono gare facili, sia per le piste che vengono utilizzate, ma soprattutto per la pressione che c'è attorno a queste manifestazioni. È una vetrina che li mette in evidenza e che testa lo stato di preparazione di questi ragazzi. Certamente oggi poi diciamo che Ottaviano è il termometro più convincente, perché la pista è quella che è e quindi le condizioni sono anche abbastanza difficili, e quindi direi che i risultati che ottengono oggi possono già dare un mezzo segnale sul loro grado di preparazione e quindi magari intervenire. Direi che Scuteri è un ragazzo che era nei nostri piani e nei mesi estivi avevamo avuto degli abboccamenti con il team manager di Cairoli che prospettava già la possibilità di poter creare una soluzione per sostenere questo ragazzo. Noi andavamo più che bene, perché difatti ci aveva chiesto se avevamo dei piloti da indicare, perché devo dire che sostanzialmente sia Philip Pires che ha aperto il team e quindi correttamente dà una mano ai ragazzi e si è dotato di un ragazzo che era da noi l'anno scorso, che era, certo, che era il Morgan Asiago. E mentre invece, come dicevo, Scuteri, Emilio è un ragazzo che arriva, ha vinto il campionato italiano 85 l'anno scorso, direi che un ragazzo di tantissime potenzialità. I nostri tecnici mi dicono sempre che non riescono a vedere la fine delle potenzialità di questo ragazzo, quindi tutto promette bene, chiaramente. Non vorrei che questa situazione, ma gliel'ho detto prima di partire, prima che partisse questa manica, dico: tu non devi dimostrare niente in questo momento, devi solo fare esperienza, non ti preoccupare di quello che succede, fai quello che sei capace, e questo è quello che interessa, è importante per i ragazzi. E questo è il miglior consiglio possibile che si può dare a un ragazzo che in qualche maniera comunque si trova ad affrontare la pressione di essere sotto i riflettori. Campione italiano in carica della 85, ricordiamo Emilio Scuteri. Tanto là davanti cambia tutto con Mikkel Harup, giro veloce della gara, prende il comando delle operazioni, seguito da vicino dal pilota proprio di David Philippers, Rohan van de Mosdijk. David Philippers è stato privato, così possiamo dire, di un altro suo pilota, Alvin Östlund, che milita in MX2, perché Yamaha Europa ha deciso di spostarlo nel team gestito da Team Matis, standing construct per il mondiale MX2, per prendere il posto di Julien Libre, infortunato. Dunque perde un pilota il team di DP19, ma ovviamente a questo serve anche avere team satelliti supportati. Come dicevo, intanto là davanti il giovane, piccolo e molto esile danese Mikkel Harup, che ha fatto vedere cose gregge fino adesso, prende la testa della gara, seguito da vicino da Rohan van de Mosdijk, già vincitore in questi internazionali d'Italia. Al terzo posto Mattia Guadagnini, che perde due posizioni, ma che gira anche decisamente più lento dei suoi avversari, mentre Juri quarti, seguito da Stephen Rubini, la tabella rossa del campionato 125, con il quale fino ad oggi ha fatto meglio dei suoi avversari. Salita sulla collina per Mikkel Harup, questo danese, presidente, l'abbiamo visto veramente indemoniato in queste prime tre gare degli internazionali. Sì, diciamo che seguendo anche l'attività internazionale abbiamo visto ovviamente che le scuole che primeggiano normalmente, cioè i francesi, gli olandesi, che stanno recuperando, e avremo probabilmente quest'anno qualche olandese, lo vedremo sempre più spesso sul podio. E abbiamo visto che anche la Danimarca ha fatto una buona crescita negli ultimi anni, e quindi è corretto che ci sia anche un ricambio ai vertici, ci mancherebbe altro, più gente c'è e, come si dice al circo, più vertici si vedono. Però giustamente è giusto che i ragazzi che
che sono appassionati di motocross di qualsiasi nazione essi siano, è giusto che abbiano la possibilità di mettersi in evidenza, e se si lavora bene, e questo ce l'hanno dimostrato sia i risultati ottenuti da noi, ma sia soprattutto quello che viene fatto in Francia, perché con i francesi abbiamo, diciamo, un po' di amore e odio che è sempre andato avanti a fasi alternate, però il filo di collegamento per l'intercambio di informazioni, di programmi, di valutazioni non si è mai interrotto. Quindi devo dire che con loro abbiamo sempre potuto anche misurarci un pochino e cercare di tarare un pochino le nostre preparazioni, mentre invece con gli olandesi abbiamo un ottimo rapporto, ci scambiamo anche qui tutte le nostre esperienze, hanno un po' meno vivaio ma sono abbastanza talentuosi, e quindi i pochi che hanno sono talentuosi veramente tanto. È inquadrato la tabella rossa, inquadrata la tabella rossa di Stephen Rubini, che intanto si è preso la terza posizione ai danni del nostro Mattia Guadagnini. Stefan Rubini, che è italo-francese, dunque è la summa di quell'amore-odio di cui parlava prima il presidente. Amore-odio tra due nazioni che si sfidano sempre però ad alto livello, e guarda caso quando si sfidano i giovani, i piccoli, vinciamo sempre noi. Ecco, questa è una delle tante discussioni che stavo facendo con i miei tecnici non più tardi della settimana scorsa, analizzando poi tutti i dati degli ultimi anni. Noi quando facciamo il famoso incontro Italia-Francia con le piccole cilindratiche in 65, 85 e 125, noi usciamo bellamente vincitori ma alla grande. Poi mi trovo questi ragazzi, Rubini della situazione è un esempio, questi ragazzi che nell'ultimo anno di 85, primo anno di 125, ce le suonano di santa ragione. E infatti qui bisognerebbe cercare di capire come si possa poi continuare con i risultati fino a quando arrivano proprio al vertice, ai livelli più alti di competizione, perché poi vediamo che quando effettivamente si arriva proprio su in alto, a parte il nostro Tony Cairoli, ultimamente i francesi la fanno da padrona, se non sempre ma spesso, e soprattutto ce le suonano di santa ragione. Intanto là davanti Mikkel Arup continua nella sua cavalcata in testa, seguito da vicino da Ruan van de Mosdijk, ma Stephen Rubini si è sparato il suo giro migliore portandosi in terza posizione, seguito da Yuri Quarti. Mattia Guadagnini ha perso ancora due posizioni, mentre Emilio Scuteri rimane in sesta piazza. Una gara che è probabilmente un po' meno vivace della prima manche della 125 e soprattutto di quella gara incredibile che è stata quella della MX2 che ha visto trionfare Michele Cervellin. Titolo per lui, seconda vittoria di fila dopo un secondo posto in Sardegna alle spalle di un certo signor Jeffrey Ellings. Complimenti a Cervellin allora, presidente. Sì, direi che Cervellin non lo scopriamo adesso, se qualcuno se n'è accorto adesso allora si vede che non ha mai seguito il motocross. Michele è un ragazzo d'oro, è un ragazzo che ha una caratteristica fondamentale, che dà il 200% di quello che può dare sempre e comunque in qualsiasi condizione, ovviamente rischiando anche magari qualcosa, per cui tante volte non ha raccolto quello che poteva raccogliere, proprio perché magari una caduta di troppo, proprio per la sua generosità. È un ragazzo che è giovanissimo, che necessita di ancora un po' di esperienza, ma sicuramente ha delle potenzialità che verranno confermate durante l'anno. Stephen Rubini passa sul traguardo per la quinta volta, si fa segnare ancora una volta un nuovo record personale sul giro ed è il pilota più veloce in pista, ma i 10 secondi che lo separano dalla seconda posizione di Ruan van de Mosdijk non gli permettono di poter immaginare al momento di migliorare la sua posizione in classifica, mentre là davanti Mikkel Arup continua a guidare il duo composto da lui e da Ruan van de Mosdijk. Due, secondo me, prima di fine gara
se ne cominciano a dare i film di santa ragione, perché non ci credo che Van der Mosdijk si accontenti del secondo posto in questo modo. Ma direi proprio che ne vedremo ancora delle belle prima della fine. Anche perché questi ragazzini, l'abbiamo visto già in prima manche, ma l'abbiamo visto durante tutti gli internazionali, sono già belli smaliziati e non si nascondono, non sono lì a fare presenza, ma sono qua veramente per giocarsi la posizione ad ogni giro. Sì, direi che tutto sommato dimostrano molta personalità questi ragazzi, e questo dimostra anche che ci sia lavorato. Assolutamente, abbiamo un po' la tendenza a sottovalutare a volte le giovani leve, i giovani piloti emergenti con dei luoghi comuni che a volte sono assurdi oltre che stupidi. Si parla di ragazzi demotivati, di ragazzi giovani che non hanno più voglia di faticare, non hanno più voglia di sacrificare i propri interessi, i propri hobby e il divertimento per lo sport, ma per chi come noi ha l'opportunità e l'occasione di seguire da vicino questi ragazzini, ce ne sono che hanno una determinazione, una voglia, una forza davvero davvero impressionanti. Parlavamo questa mattina con Emilio Scuteri, torno sempre lì perché il discorso lo conosco da vicino, e diceva: io fino all'anno scorso qualsiasi gara era almeno fare 1000 chilometri in furgone con papà, e voleva dire tanta fatica, tanto sacrificio da parte della famiglia, da parte dell'atleta, rinunciando veramente ad una grossa grossa fetta di quello che è normalmente la vita di un adolescente. Direi che è centrata l'analisi. Chi pratica il motocross e chi riesce, dopo aver fatto un percorso di anni, a rimanere e ad affacciarsi a questo genere di manifestazioni, vuol dire che ha una costanza e una dedizione, una passione, una voglia di sacrificarsi che tra l'altro è quello che serve, perché altrimenti non arrivi. E quindi dovrebbe essere da esempio per tutti quei ragazzi che passano la giornata attaccati al cellulare. Questo lo dico proprio brutalmente. E fa bene, speriamo che ci ascoltino i giovani e che possano mettere giù qualche nota anche sul cellulare, segnare qualche piccolo insegnamento. Intanto abbiamo visto Mikel Arup incappare in un piccolo errore curvando stretto, ha rischiato di scivolare, poi si è ripreso, ma dietro di lui Rohan van der Mosdijk aveva l'occasione chiara per poterlo infilare ed andarsene, non l'ha fatto, ha preferito rallentare, aspettare, quasi come a veramente dire no, stai avanti te che ci penso dopo a superarti o comunque ad attaccare. Infatti ha veramente avuto un attimo di esitazione, poi ha aspettato e non ha approfittato di un'occasione tutto sommato molto ghiotta di prendere la testa della corsa, ma probabilmente Van der Mosdijk conosce la velocità del suo avversario e sa che un duello sarebbe probabilmente stancante e priverebbe tutti e due delle forze necessarie a chiudere questa seconda manche ad alto ritmo. Dunque mancano 5 minuti e 20 secondi più due giri alla fine di questa seconda manche. I piloti sono passati i primi tre per la settima volta sulla linea della finish line, con Mikel Arup ancora un altro giro in testa per lui davanti a Rohan van der Mosdijk. Stephen Rubini in terza posizione, che continua a girare sensibilmente più veloce, è a 7 secondi quando più o meno potremmo dire che mancano 5 giri alla fine. Non è mica così impossibile questo aggancio. No, anche perché penso proprio che ci sarà anche un calo da parte di Arup e Van der Mosdijk, perché stanno tirando veramente forte con questo ritmo, non so se riusciranno a mantenerlo per i prossimi 4-5 giri. E in effetti Rohan van der Mosdijk sembra apparentemente messo un attimo tirato i remi in barca, come a rallentare un pochettino il ritmo. Là davanti Mikel Arup ha continuato a girare piuttosto forte, anche se in questo passaggio specifico ha girato più forte Rohan van der Mosdijk, ma abbiamo visto il piccolo errore nel quale è incappato il pilota della Husqvarna Rockstar Factory Racing Team, mentre con la sua piccola Yamaha 125 Rohan van der Mosdijk è in seconda posizione. Terza piazza per il pilota KTM Silver Action di Stephen Rubini, dunque team italiano, pilota italo-francese, quasi quasi si potrebbe simpaticamente fare il tifo per lui in quanto parzialmente italiano. E quarto il nostro primo azzurro, Yuri Quarti. Ma un ragazzo che è cresciuto tantissimo
l'anno scorso. Piacevolmente lo rivedo quest'anno in queste posizioni e lo vedo battagliare con determinazione. Voglio rivederlo durante l'anno perché secondo me se mantiene questi presupposti, astia, è un bel osso, come si dice. Assolutamente, in Sardegna, dove la sabbia era, se possibile, ancora più difficile, ancora più tecnica, con un tracciato che presentava delle curve strette e saliscendi molto molto tecnici, ha fatto ancora meglio, era là davanti nelle prime tre posizioni a lottare per le posizioni che contano con grandissima determinazione. E passa Michele Arup in 2.05, abbassa di ancora un secondo il tempo sul giro rispetto al passaggio precedente. Dietro di lui Juan van de Mosdijk scende a 4 secondi il suo distacco, anzi sale a 4 secondi, mentre Stefano Rubini, più veloce in pista, gira un secondo e tre più veloce di Arup, è a 6 secondi dal danese, ma soprattutto è a 1 secondo e 7 da van de Mosdijk. Dunque la famosa battaglia che avevamo preannunciato dovrebbe accendersi tra qualche passaggio. In quinta posizione continua una buona prova di Mattia Guadagnini, che era partito in testa e che poi ha perso un po' di posizioni dopo un giro davvero spettacolare. Bravo, bravo Mattia. Mattia è uno dei ragazzi più giovani in pista in questo momento, perché ricordiamo che dovrebbe avere circa 13 anni. Mamma mia. Ecco, un'annata travagliata il 2015, si è ripresentato quest'anno, mi auguro veramente che possa avere un anno normale, tra virgolette, perché il ragazzo ha delle qualità che forse sono uniche per certe caratteristiche, e è un ragazzo che si impegna tanto. Sport, quello del motocross, che per i giovanissimi è impegnativo, fisicamente a volte è davvero molto molto duro, anche perché purtroppo bisogna fare i conti con una realtà che a volte è molto cruda, che è quella degli infortuni, che sono purtroppo all'ordine del giorno negli sport motoristici, e negli sport motoristici fuori strada ancora di più, che però ha anche una grande valenza educativa e formativa, in quanto veramente si trasmettono con il motocross dei valori importanti, soprattutto per quello che riguarda il sacrificio e la dedizione. Direi che in tutto lo sport vengono contenuti questi valori. Chiaramente nel motocross abbiamo una variante, che è l'utilizzo di un mezzo meccanico, che se è possibile deve dare ancora di più delle indicazioni e il rispetto delle regole, proprio perché oltre alla manifestazione, a dover fare la gara e rispettare le regole sportive, l'utilizzo del mezzo impone il rispetto di certe norme, perché altrimenti fai tanto male. E questa è una grande scuola di vita. Abbiamo visto nelle immagini di prima Stefan Rubini, che continua a rosicchiare terreno a Juan van de Mosdijk, che ormai gli è arrivato addosso. I due sono a contatto diretto, e quando manca una manciata di secondi più due giri, dunque quando mancano 3 secondi al via, Mikkel Arup sembra proprio lanciato in una vittoria molto molto facile. Sta girando fortissimo, gira in 2.05, mentre alle sue spalle Juan van de Mosdijk in 2.11 se la deve vedere con Rubini, che gira in 2.10. Parliamo di 5 secondi al giro tra il primo e il terzo. Indemoniato, veramente non avrei... ci ha smentito subito sulle nostre previsioni. Sta girando veramente, veramente fortissimo, anzi ha incrementato il passo e continua a tenerlo. Sono andato a parlargli alla Lamezia e sono rimasto impressionato da quanto esile è sia questo ragazzo, che poi presenta un colorito chiarissimo, bianchissimo, biondo, 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 classico danese. E gli ho detto proprio: ma come fai a trovare la forza e l'energia? Si è messo a ridere, ovviamente, perché mi ha detto: ma pensa questo, che domande mi viene a fare? Ha una guida veramente molto molto bella. Parlavamo della scuola danese prima, probabilmente in Danimarca stanno cercando l'erede di Brian Jorgensen, ultimo grande interprete del motocross iridato. Ricordiamo per lui una vittoria in carriera nel Gran Premio di Teuchenthal nel 2004, in sella ad una Honda 450 con una doppietta strepitosa, che rimase poi a testimonianza della sua unica vittoria in carriera, ma
pilota danese probabilmente più forte degli ultimi 20 anni. Tanto Stephen Rubini è andato a acchiapparsi la seconda piazza e a 2 giri dal termine Mikkel Harrup continua a girare in 2.06. Stephen Rubini 2.07, per darvi un po' il metro, per misurare la stanchezza che possono provare questi ragazzi, Rohan van de Moesdijk, olandese, specialista della sabbia, dietro gira in 2.16, forse è incappato in un piccolo errore, ma comunque erano 2 giri che girava sopra i 2.10, dunque dai 4 ai 6 secondi più lento di Mikkel Harrup. Yuri Quarti continua una eccellente gara in quarta posizione, seguito dall'inglese Christopher Mills, mentre Mattia Guadagnini è sempre ottimamente in sesta posizione a precedere il pilota calabrese Emilio Scuteri, che passa settimo, seguito da vicinissimo da Mario Tamai, con Paolo Lugana nono e Luning Arvid. Vogliamo parlare di Paolo Lugana un attimo? Ma Paolino è un ragazzino fantastico, un carattere solare, un ragazzo con la testa sul collo, senza tanti grilli, che si impegna, che si diverte, soprattutto perché si diverte tanto. È un ragazzo che quest'anno ha l'occasione di poter crescere tanto, è un ragazzo che ha imparato tanto. Mi ricordo il primo anno di 85 a Bastogna, al Mondialito, mi ha fatto veramente emozionare tanto, perché non avrei creduto che un ragazzo con poca esperienza come la sua potesse fare quello che ha fatto in una situazione meteorologica incredibile. E ci crediamo, l'abbiamo messo in condizione, l'anno scorso ha tribolato un po', quest'anno l'abbiamo messo in condizione di fare tutto quello che serve fare, senza mettergli pressione ovviamente, l'importante è che crescano. Mi spiace per Alessandro Mannucci, che ha avuto suo compagno di squadra, compagno tra di l'altro squadra, che ha avuto un infortunio che l'ha tenuto lontano da questo appuntamento, ma sono certo che si riprenderà, perché sono ragazzi giovani, hanno voglia, sono ragazzi seri, e questo è importante, famiglie educatissime, quindi voglio dire, tutti i presupposti ci sono, i ragazzi hanno talento e sono portati, per cui ci vuole solo l'impegno, la voglia e la pazienza. E intanto è iniziato l'ultimo giro di quest'ultima prova della 125 degli Internazionali d'Italia City Series 2016, con il danese Mikkel Harrup là davanti in testa, 10 secondi il suo vantaggio sul francese Stephen Rubini, tabella rossa e campione 2016 della 125. Alle sue spalle Rohan van de Moesdijk, che continua a girare in 2.15, dunque tempi decisamente molto molto più alti i suoi. Yuri Quarti gira in 2.14 in quarta posizione, Christopher Mills quinto e Mattia Guadagnini ancora buon sesto, mentre Emilio Scuteri passa con un 2.14 in settima posizione e continua a duellare con Mario Tamai. Paolo Lugana nono e Luning in decima posizione, dunque mezzo giro per il giovane danese per aggiudicarsi questa seconda manche della 125 dopo una bella inizio avvio di gara in gara 1, ma purtroppo poi un ritiro a causa di una caduta l'aveva sicuramente privato di un'ottima prestazione. Manche andata a Rubini nella prima frazione, Rubini che è secondo in questa occasione e che salirà sul primo gradino del podio. E intanto taglia il traguardo, bandiera a scacchi per Mikkel Harrup. Bravo, dice il presidente. Veramente sì. Molto bravo. Gara strepitosa, gira in 2.7 all'ultimo passaggio. Ha guidato benissimo. Chi si intende di motocross avrà visto che questo veramente ha galleggiato sulla sabbia. Esulta Stephen Rubini sul traguardo, braccia alzate per lui, contento di essersi aggiudicato questa prova tostissima, comunque di Ottobiano, condizioni meteo difficili, terreno pesantissimo, sabbia che ha veramente demolito i piloti della 125. Lui si aggiudica non solo la gara ma anche il titolo 2016, mentre attendiamo in terza posizione il pilota del team DP19 di David Philip Hertz con la sua piccola Yamaha 125. Eccolo qua, Rohan van de Moesdijk, taglia il traguardo 2.21, il suo ultimo parziale, ormai terza posizione consolidata. Esatto. Abbiamo visto Race Director Baldi indicare la via d'uscita
al giovane pilota olandese. Bravo Juri, bravo, bravo. Grande, grande Juri che chiude in quarta Bravissimo. Posizione, bella gara anche Bellissimo. La sua, solida e assolutamente costante. E poi attendiamo l'inglese Christopher Mills in quinta piazza, passa in questo momento sulla linea del traguardo. Mattia Guadagnini sesto. Anche lui ha confermato proprio una bella gara, una bella manche, meritava proprio di... Fa morale. Emilio Scuteri, settimo in questa seconda manche dopo una dodicesima piazza in prima manche. Molto teso la prima manche, era ottavo quando poi è incappato in una caduta a quattro giri dal termine, ha chiuso in dodicesima posizione. Invece questa seconda manche è partito benissimo nei primi passaggi con un primo giro addirittura nella top 3 e poi è sceso fino alla settima posizione, ma con una condotta di gara che poi l'ha portato a chiudere davanti a Mario Tamai, Paolo Lugana nono e Lüning che chiude la top 10. Una bella gara, una bella giornata di sport per questi ragazzini. Sì, io penso che per questi ragazzi sia stata un'esperienza irripetibile che gli potrà tornare utile per l'inizio del campionato europeo, dove sicuramente si daranno battaglia ancora di più e troveranno delle condizioni molto simili e molto più difficili tante volte. Allora, i pronostici, lo sappiamo, non sono il nostro forte, non ci piace neanche troppo farli. Però chi dobbiamo tenere d'occhio in questo europeo per quello che riguarda i nostri colori? Ma per i nostri colori io ritengo che i nostri ragazzi del Team TM sicuramente potranno mettersi in evidenza. Mi piacerebbe molto che Emilio mettesse anche lui in evidenza le sue caratteristiche. Penso che ci saranno... Se rientra anche Gianluca Facchetti, avrà modo di, verso la fine dell'anno probabilmente, di tornare ai livelli che gli sono congeniali per le sue caratteristiche. E direi che se ci fossero in evidenza questi 4-5 piloti saremmo già messi molto bene. Assolutamente, non vediamo l'ora di rivedere Gianluca in pista dopo il drammatico incidente che lo ha visto purtroppo suo malgrado protagonista durante l'estate. E intanto ecco la classifica con Mikkel Arup, il piccolo danese, in prima posizione davanti a Stefan Rubini. Rohan van de Moestijk terzo, Juri quarti, al quarto posto non poteva essere diversamente, oserei dire, Christopher Mills quinto, Mattia Guadagnini sesto, chiude la top 7 Emilio Scuteri al settimo posto, poi Mario Tamai, Paolo Lugana nono, Arvid Lüning in decima posizione, Jan Pankar, Luca Knovic, Raffaele Giuzio e Roberto Schieppati. E poi in quindicesima posizione Matteo Puccinelli, Lorenzo Ciabatti sedicesimo, Calvin Fonvier, un altro dei promettenti francesi, Andrea Vendruscolo e poi Matteo Scalambra. A seguire Tompa e Martelli in ventunesima posizione, Tommaso Sarasso, poi Zeklov, Robin, René, Bassi, Fibig e Savoy in ventottesima piazza, ventinovesimo Davide Pavan, Massimiliano Piazza, Kevin Cattani, Gianmarco Cenerelli e Nicolò Salvatori che al 33esimo posto. Allora Presidente, io intanto voglio ringraziarla per il suo supporto, il suo commento tecnico, per tutte le informazioni che ci ha fornito, è stato un piacere davvero averla in cabina di commento. Grazie a voi. Buona giornata e adesso andremo a vedere una manche elite dalla quale ci aspettiamo un grande spettacolo. Grazie, arrivederci. Arrivederci. E allora, cerimonia di premiazione della 125 con la gara che ha chiuso la serie degli internazionali, sale sul podio a prendersi il Hurley All Shot Award il nostro piccolo Mattia Guadagnini, che si porta a casa l'assegno contentissimo, giustamente. E intanto inquadrato Gianluca Facchetti, grande Facchez. Gianluca, non vediamo l'ora di rivederti in pista, dacci dentro, ne hai superata
una veramente enorme di prova, forse la più difficile di tutta la tua vita. Ti auguriamo che da ora in poi la strada sia in discesa verso quei risultati che meriti, perché veramente sei una persona, un ragazzino speciale. Ci fai dannare spesso, ma sei veramente forte. E sale, salgono i ragazzi sul podio. Roman van de Mosdijk al terzo posto, abbiamo visto il piccolo danese Mikkel Arup, è primo Stefan Rubini, che andrà a prendersi non solo il trofeo di vincitore, ma anche quello di campione della 125. Cerimonia di premiazione dei ragazzi. Trofeo nelle mani di Roan van de Mosdijk e poi Mikkel Arup al secondo posto di questa gara della 125. Primo posto in seconda manche per lui, ricordiamo. Mentre con il secondo posto di gara 2 e il primo di gara 1 vince la 125 qui a Ottobiano Stefan Rubini. Cerimonia di premiazione. Ed ecco il team manager del Silver Action che si prende la tabella di campione. E Stefan Rubini la tabella di campione della 125.